No, oggi siamo stati in prefettura col comitato per discutere della situazione di Zingonia. C'erano presenti il prefetto, il questore, il comandante dei carabinieri, che si sono, diciamo, li abbiamo visti un po' poco informati sulla vicenda, pensiamo per via di altri attori, cioè la regione e il sindaco di Cesenano Baggini, che non è che li ha informati benissimo, tanto è vero che loro spetterebbe il compito, in quanto gestori dell'ordine pubblico, di operare gli sgomberi delle famiglie, delle torri che non vogliono andarsene perché non accettano la proposta di 6.000 euro più la casa in affitto ALER per 2 anni, eventualmente rinnovabili, però comunque sono sempre 6.000 euro per una casa di 60-70 metri quadri, di proprietà ovviamente. Quindi a loro spetterebbe il compito di operare questi sgomberi e noi abbiamo detto che gli sgomberi sono assolutamente evitabili se si trovasse un accordo, accordo che è facilmente raggiungibile in quanto i fondi per questo accordo ci sono già, cioè la regione ha stanziato qualcosa come 5 milioni di euro per l'acquisizione e ne ha spesi 1 e 2 per comprare metà delle torri, quindi per l'altra metà delle torri, in cui sono comprese tutte queste famiglie, ci sono disponibili qualcosa come più di 3 milioni di euro che potrebbero essere utilizzati per trovare una soluzione alternativa a queste persone senza arrivare all'esproprio. Ovviamente noi abbiamo detto che l'esproprio non è una via fattibile, se però la prefettura o comunque la regione decidono di andare su questa strada, si troveranno a dover gestire tutte queste famiglie, dovranno portarle fuori una per una, sgomberarle con tutti i casini che ne deriveranno, quindi noi puntiamo a far sì che queste persone riescano ad ottenere una soluzione alternativa che sappia garantire quello che per loro è il punto fondamentale, cioè l'acquisito diritto di proprietà, cioè loro non vogliono passare da proprietari ad affittuari, ma vogliono anche trovare delle formule che gli garantiscono questa proprietà anche in un futuro, un affitto a riscatto, un mutuo, una qualsiasi soluzione che gli possa permettere di diventare o rimanere proprietari. Questo progetto per adesso non ha fornito questa cosa e noi dal 2012 che cerchiamo di presentare questa proposta alternativa, ma non siamo mai stati ascoltati, cioè gli unici momenti in cui abbiamo avuto un minimo di ascolto ci siamo ritrovati come oggi delle persone che non erano informate, nonostante fossero ai vertici delle istituzioni locali o regionali, della situazione, non erano informati e soprattutto non erano loro, cioè ci hanno sempre risposto non siamo noi che dobbiamo operare su queste cose. Quindi quello che abbiamo richiesto anche oggi è l'apertura di un tavolo con tutti gli attori istituzionali in maniera tale che nessuno possa più scaricare le responsabilità rispetto a queste persone.